Oltre metà della prima settimana di intervallo tra primo turno e ballottaggio è andata via. I candidati in corsa per il ballottaggio, i loro partiti e movimenti di riferimento hanno esaurito la fase di studio ed attesa prima di scoprire le mosse in vista di apparentamenti che dovranno essere ufficialmente sottoscritti, dichiarati e depositati entro domenica. A Ragusa un dato è ormai certo, non ci saranno nuove alleanze post voto. Ciascuno dei due contendenti correrà con le stesse truppe di partenza, almeno formalmente. Per Antonio Tringali, primo arrivato con il Movimento 5 Stelle, il divieto è nello statuto del movimento, anche se ciò non impedisce sinergie e scambi di fatto. In proposito, la vicinanza politica e non solo con Maurizio Tumino, candidato escluso dai ballottaggi, è un dato accertato nell'esperienza del Consiglio Comunale uscente. In proposito, un post dell'ex assessore della Giunta Piccetto Salvatore Corallo attacca le opposizioni uscenti, le cui liste non rientrano in Consiglio Comunale, mentre riserva parole di apprezzamento per le componenti di Giorgio Masseri corteggiato anche da Peppe Cassì, il quale ribadisce il no agli apparentamenti, ma proprio con il terzo arrivato dichiara una profonda sintonia. Infine gli assessori designati, quelli di Cassì sono Giovanna Licitra, dirigente della Camera di Commercio, Luigi Rabito, medico, e Giovanni Iacono, ex presidente del Consiglio Comunale. Dell'eventuale giunta tringali farebbero parte Gaetano Accardi, docente di lettere al Classico di Ragusa, Emanuele Nicosia, farmacista, Gianluca Formichetti, avvocato amministrativista. Ciascuno dei due aspiranti alla carica di sindaco dovrà indicare gli altri due nomi entro sabato.